Natale voleva uscire. E buongiorno mie amate bussole, come state? Abbastanza bene. Abbastanza? Il giusto! Il giusto! Siamo qui con il nuovo episodio di Cambio Moglie. Siamo già arrivati al terzo, ragazzi. Mi piace tantissimo, è un programma che noi adoriamo. Quindi per favore, persone di Discovery, potreste fare altri episodi. E io vorrei essere una moglie. Volete scambiare la mia moglie? Sì, esatto, quindi chiamatemi per essere una moglie. Iniziamo subito la puntata di oggi, quindi metti la cuffietta nell'orecchia. Perché se me la metto nel naso. Nell'orecchio, però mi piaceva cuffietta nell'orecchia. E iniziamo. Prima di iniziare, ricordiamo sempre che è un programma televisivo, quindi magari certi atteggiamenti sono enfatizzati. Esatto, sono, cioè, diciamo che loro esagerano un po' perché è un programma televisivo, quindi ricordatevi sempre che siamo nella televisione, grazie a Discovery che mi permette di fare questa reaction. Grazie. E quindi tutte le puntate, perché qua le vedete accrocchiate, cioè vedete la metà perché noi le tagliamo, le trovate intere sulla piattaforma di Discovery Plus. Iniziamo. In questa puntata di Cambio Moglie, due famiglie all'opposto. A Pescara, gli Evangelista, senza figli, vivono sotto il segno della passione, compresa quella di Luca per i lavori domestici. Oh, c'era un gongo! Per Aia. Tu pensa alla mamma, che si trova a quattro figli. E poco tempo per il marito. Lude, lo chiedo per cortesia. Si scambieranno le mogli per una settimana. Difficile. Le due... una va in vacanza. Esatto. L'altra. Anche c'è un cucchino! Potrei anche essere la soluzione al suo problema. Guarda che la carbonara è il mio piatto forte. Sì, sì, vedo. Ma quando potranno cambiare le regole, niente sarà più come prima. Sì. Ce n'erano due di cani. Alla fine si confronteranno. Ma tu lo apprezzi quello che lui fa oppure lo dai proprio per scontato? Litigano. Sarà cambiato per sempre. Ma sai una cosa? Mo cambio moglie. A Roma, in uno degli alti palazzi di Tor Bella Monaca, si trova l'appartamento dei Saracino. Oh, Saracino! Sono papà Luca, mamma Venere e loro Venere, quattro wow! Figli. Kimberly, Clady, Brian e la piccola Tiffany. Un nome italiano no! Essere finiti in una soap americana degli anni 90. Esatto! Dallas. Avete sbagliato genere. Ci siamo incontrati al muretto, siamo cresciuti insieme. Io avevo all'incirca, all'inizio proprio 12 anni. Oddio! Era molto brutto. Ma e dai! Poi dopo ci siamo persi di vista. Poi sono migliorato. Sì, l'ho visto migliorato, è vero. È vero. Subito abbiamo concepito Kimberly. E poi Glady, poi Brian. Brian dopo tre anni e mezzo. E Tiffany viene a distanza di 9 anni da Brian. Sai qual è il pasto preferito di Tiffany? Colazione. I miei figli. Immaginavo. E di tutti. Io mi sono abituata a sta cosa. Giusto, è giusto però, eh. Io non riesco a fare quello che fa lei. La nostra vita di coppia è molto familiare. Io e lei soli. Con quattro figli, mai. Quando mai c'hanno il tempo? Sta. Cerca sempre le cose. Lui più che romantico è smielato. Diabete. Io dimostro. Lei invece è un po'... Io no, è vero. In casa i lavori domestici li faccio tutti io. Speriamo sbagliato. Una signora che sia in grado, diciamo, di preparare la cena, lavare i piatti, organizzare le lavatrici. Ah, c'è un'altra moglie come quella che aveva. La danza, lì è paura vera. No, mi sa che non arriva maggiordomo. Questa. Maggiordomo. Evangelista, l'istrionico Luca, vocalist di successo, e la rigorosa Sabrina. Giramondo Sabrina, di ciao! Il fuoco del loro amore è divampato in fretta e da quel momento non ha mai smesso di ardere. Siamo sposati da 14 anni. Sembra una cava di mare. Mi sono al mare, credo. Ah, sono al mare? 14 anni e un mese. Pensa. Cioè, nel senso che è stata una cosa rapidissima. La nostra storia è stata caratterizzata dal colpo di fulmine. Eh sì, parso la testa subito. Che bello però! Non abbiamo figli, non per scelta ovviamente, perché sembrerebbe una cosa brutta, non abbiamo figli perché non eravamo purtroppo in grado di averne e quindi niente, siamo sopravvissuti, abbiamo continuato a viaggiare. Ha preso il cane. A fare la nostra vita. Abbiamo i cani però. Siamo esatto. Scava! Guarda, lui è un gonghino! A me piace cucinare, piace stirare, fare tutte queste cose qua, pulire il vetro, perché c'è un vetro dietro di noi che è grandissimo e se non lo pulisco io rimane sporco per... Il contrario! Mi ricordo qualcosa! Smettila! Un po'. È proprio il contrario dell'altra famiglia! I pantaloni a casa li porto io. Aiuto! È la mattina dello scambio
e le mogli si stanno preparando a lasciare le proprie case. Non sapendo qual è la destinazione, porta un po' di tutto. Fare valigie di continuo, metterò meno roba possibile. Jeans. Ah, ok, no, invece. L'ansia è più totale perché lascerò i miei figli per qualche giorno. Domani mi sveglierò. Voglio vederti lasciare quattro figli. Loro. Però il pensiero per loro mi sta logorando parecchio. Dai, ci sta invece. Mi raccomando, non ti innamorare di questa nuova moglie. Amore, mamma, torna presto, mammina. Vieni, okay, con papà. Comportati bene. Fai ciao, mammina. Ciao, amore. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, alla prossima. Questa, vai, si trova quattro figli. Quattro, che poi non lei arriva e non se ne trova manco uno. Una pacchia. Sì. Col marito che pulisce. Che fa tutto, sì. Mi sembra un quartiere piuttosto affollato, i palazzi sono alti. Lei va a Roma? Sì. Una bella Monaca, sì. Molta vita, molte famiglie. Spero di non andare in una famiglia dove c'è da fare ancora di più. Di no, tranquilla, non farai niente. Spero anche di non trovare un uomo... Oddio, non è che mi trovo un vecchio, no? Prima di conoscere le loro nuove famiglie, Sabrina e Venere hanno la possibilità di curiosare indisturbate nella loro nuova casa. Decisamente c'è una famiglia bella. Tanti. Popolosa. Molto popolosa. Una bella donna. Sei il marito? Presumo di sì, il marito. Che fa il vocalist, DJ? Vocalist, brava. Sicuramente mi trovo in una casa dove vive una famiglia, presumo, molto unita, molto bella. E mi piace l'idea, insomma, di confrontarmi con una realtà che è completamente diversa. Ah, deve essere difficilissima. È una casa piuttosto piccolina. Non so cosa ti stai perdendo. Cosa? Ti ho detto una cosa anche piccolina. Qui ci sono bambini. Sono contenta che ci sono bambini e non sono sola con un uomo. Ah, no, invece non ci sono bambini. Ho fatto dei ragazzi, bellissimi questi ragazzi. C'è una certa differenza rispetto a casa mia, che ovviamente è piena di foto nostre in qualsiasi posa, in qualsiasi situazione, in qualsiasi vacanza. Le mogli hanno scritto un manuale contenente tutto quello che c'è da sapere sulla gestione della casa. Su c'era la camera dei bambini. No, questi bambini? Non ci sono. Saracino. E abbiamo quattro figli: Kimberly, Clady, Brian e Tiffany. Doveva esserci una Y di ogni nome. Io mi chiamo Sabrina e mio marito Luca, come il mio. Abbiamo due amati cucciolotti di 3 e 4 anni. Che si ecco chiamano di chi era la stanza. Poldo e dici che Luca ama come se fossero i suoi figli, non far mancare loro niente. Giusto. Ah, non hanno proprio. Perché c'è la luce accesa nel forno? Non riesco a guardare altro. È vero. I cuccioli. Io vivo per i miei figli. Loro vengono al primo posto, sono i miei amori, i miei amici, la mia passione, il mio tutto. È vero però, però. In casa fa tutto lui. Lava, stira, cucina. E lei non fa niente? Spero ti troverai bene nei miei panni. Io so già che mi mancheranno i miei ragazzi. Coccolali per me. E il marito? Non le mancherà per niente? Ti tocca. Aiuto! Mi faccio proprio la vacanza? Sì, no. Sì. Mi fa la vacanza. Possiamo fare 4 settimane? Casa mia non mi riesce mai. Bene. Sabrina e Venere hanno capito che stanno per sperimentare uno stile di vita completamente diverso dal proprio e si apprestano a conoscere le loro nuove. Deve portare fuori i cagnolini. Ciao. Eccoli, Kimberly, Frankens, Francis, Brian. Grazie. Ciao signorina, come ti Buongiorno. Chiami? Tiffany. Com'è bella. Ciao, guardate chi c'è. Guardate che c'è. Loro hanno una casa molto più grande nonostante siano in due. E gli altri piccolina, esatto. Bene. Fantastico. Piccolina ma piena di cose belle. Chiedevi questo? Sì. No, chi è questa estranea nella mia casa? E questo cagnolino? Però è la mia mamma, è più bella. Aia. Ho visto una cameretta che pensavo di trovarmi dei bambini, invece poi... Invece no. No, perché in realtà noi non li abbiamo avuti. Ah. E quindi per questo motivo poi la cameretta è diventata la camera degli ospiti. E invece voi avete figli, bambini? Sì, quattro. Quattro! Quattro! Fantastico, fantastico. Ciao piccoli! Nessuno. Solo due cagnolini. Purtroppo dico nessuno. Infatti siete una bellissima famiglia. Come sono arrivato, ho visto le foto. Siete tanti, siete numerosi, siete proprio belli. Da 0 a 4 figli più un cane è un passo. Spero di poter essere all'altezza della situazione e
soprattutto di essere in grado quantomeno di fare una bella figura. Guarda che è difficile se non sai cosa vuol dire avere un figlio, eh. Comincia con un'attività a lei sconosciuta. Stare comodamente sul divano non è abituato. Senza preoccupare di nulla. Non dai ci Saracino, credo. Invece, Sabrina sta provando per la prima volta le gioie dell'essere genitore. Tra te il cane. Che bella vita, ragazzi. Anche perché, se non sbaglio, ce n'è uno che non studia. I figli se ne spaparanzati sul divano. Mentre la mamma deve occuparsi di tutte le faccende domestiche. Fare tutto da sola mi spaventa. Ci metterò del tempo ad abituarmi, ma vediamo un attimino se sarò in grado di sopportare e supportare questa famiglia. Certo che io sono abituata a 2 persone dentro casa, quindi il caos che c'è qui con 6 persone, devo dire che per me è tutto nuovo, tutto diverso. Se pensa da mettere mal lavoro a me, se sbaglio. Non avevo dubbi. A Sabrina toccano i piatti sporchi. Ha cambiato un casino comunque lui da amici. Lavori domestici, cioè, proprio... non può che esserci Luca. Sì. Ce lo vedo in giro. Lavo, infatti è pronta anche la lavatrice che ho appena fatto. Che stendi tu, ovviamente. Che stendo io, naturalmente. Invece lì... Ma lui è bravissimo. Lì stavo lavorando in discoteca come animatore, come vocalista e presentatore della serata. Un eterno Peter Pan. Sì, praticamente sì. La mamma che cosa farebbe? Tirerebbe? Per me quella è una tragedia. Lei comunque sia non è abituata a una famiglia numerosa, quindi qui sicuramente si deve aspettare casino. Vabbè, ma ci sta, ogni famiglia ha la sua, eh. Ciao. Ciao. Che fai? Ti rovino la camicia. Diciamo che la stai ustionando. Casa fa tutto. Sì, io l'aiuto più che posso. Cerco di fargli alleggerire un po' sta cosa. Ma cosa? Ne sono accorta. Sto iniziando a capire. Questa mamma è troppo buona. Sì, le regole troppo non esistono. Buona questa mamma. Non esistono. È vero? Secondo me mamma non vuole lasciarmi tante responsabilità, quindi cerca di equilibrare le cose e pensare a tutto lei. Noi non abbiamo una grande casa. Senti un po' puzza di scusa, Noi abbiamo tanto amore. Questo è tutto. A casa Evangelista, Luca si sta... Però l'amore non rimette in ordine, questo è vero. Sicuro. Sarà pronta? Va bene, stasera faremo questa serata. Discoteca? Sì, sarà vocalist. Mica è detto che mi diverto. Ma sì, che ti diverti, dai. Tu al bagno che tua moglie, come minimo. Questo è poco ma sicuro, 5 minuti ed esco e sono pronto. Ok. Ma gli piace mettersi bene. Tranquillamente. Si prende i suoi tempi. Sì, giusto. Tutta la mia prole. Non è più abituata. Sfatiamo questo mito che solo le donne stanno in bagno. Ma se vi piace sistemarmi, uomini, va benissimo così. Io per farmi i capelli ci metto È vero. Ore. Serata spensierata, Sabrina di pensieri comincia ad averne anche troppi. In una casa dove è costretta a prendersi cura di un'intera famiglia. Io ti lascio immaginare perché... loro hanno proprio una casa piccolina. Che fa buona, non si può guardare. Guarda che la carbonara è il mio piatto forte. Sì, sì, lo vedo. Ti devi accontentare, se stasera volete mangiare, questo passa al convento. Ragazzi, non sarà neanche abituata con le proporzioni. Io mangerei buonissima. Fredda, poi non è buona più. Ma basta con sti telefoni. Buon appetito allora, ragazzi. Grazie. Giù i telefoni. Ditemi. Ma poi anche lei va a Roma e vuole fare la carbonara. Non è 100% però. Ma è buona questa pasta? Non mica tanto. Amore! Ma se questa aglia di carbonara a Roma di meno. Ma voi ragazzi cenate sempre così con il telefono in mano? Ogni singola sera. Non è molto bella questa cosa. È bene, perché secondo lei non fa nulla di male. A me non piace proprio l'idea che a tavola si sia con i telefoni. C'è una motivazione valida o è abbastanza terrificante. Sì, è bruttissimo. Bisogna guardarsi negli occhi, chiacchierare, parlare di quello che si è fatto durante la giornata. Non si può stare sui social o comunque scrivere con gli amici. Quello si fa prima, si fa dopo. È giusto. Però telefono. Però vedi, lei lo dice giusto, eh? Ho deciso di farlo. Prima regola glieli toglie. Cos'è una birreria? Un ristorante, perché mangiano? No, è a casa di qualcuno, la verità, mi sembra. Venere ha tolto il freno a mano e si è immersa corpo e anima nella festa. E a casa Saracino, dopo aver girato tutto il giorno come una trottola, Sabrina può finalmente prendere fiato. Ma questo chi è?
Guagua, sembra spessi messi. Mamma mia, Luca, che giornata che è stata oggi. Io di solito a quest'ora probabilmente mi starei preparando per andare a fare serata insieme a lui. Invece vai a dormire. Solo ci penso adesso. Non so, cioè non ce la potrei fare, però psicologicamente questa cosa mi ha massacrata. Quindi oggi, diciamo che tu oggi la tua vita non la faresti, perché tu oggi a letto. Però non ce la puoi fare. Sono stanca. Ma non ti manca un pochino il rapporto di coppia inteso proprio solo voi due? Lei quando parla con i ragazzi dice: ah, no, voi siete il centro del mio mondo, io penso solo a voi. Lui ci rimane male. Io e Venere siamo mamma e papà, questo è vero. Però se non si devo mai scordare che lei sembra. Questo è sbagliato. E lei ha donna la vita. Ecco, quattro bambini sono un po' totalizzati. Lo so, certo, però ha ragione anche lui, C'è una sera settimana presa di sitter. Esci. A Roma. Cambiano le regole. No, di già. Comincia con un buon caffè. No, domani. Scottate. E per Sabrina una pila di piatti da lavare. A Pescara, invece, il risveglio degli Evangelista prevede un menù molto più romantico, minuziosamente preparato dalle genti. Ah, lei dorme nella camera degli ospiti. Ma che carino lui! E anche i mille impegni della sua giornata. I tuoi figli sono veramente belli, belli, belli. Grazie. Ti mancano tanto? Sì, tantissimo. Cioè, loro per me sono tutto. Il marito no, i figli. Non è troppo? No, loro sono aria che io respiro. Magari questa esperienza mi servirà pure a qualcosa, Carino. Loro sono sicuramente più marito e moglie e noi siamo più famiglia. Io sono consapevole proprio al 100% di questo. Non ci posso fare niente. So pure che sbaglio con mio marito, io so che sbaglio. Mentre Tiffany espone la genealogia della famiglia Saracino, a Pescara, Luca, colpito dalla completa dedizione di Venere ai figli, ha qualche consiglio da dare riguardo alla vita di coppia. Mi chiedevo questa mattina, mentre ti sentivo parlare, che tu hai provato mai a pensare di metterti qualche volta nei panni di tuo marito? Io so che verso di lui ho delle mancanze, tanto io invecchio con lui. Io invecchio con lui. Questo è scritto, però... Aspetta che i figli vadano via di casa. Sì, esatto. L'ho pensato anch'io. Mia moglie, ci prendiamo il tempo per noi stessi per inventarci un piccolo gioco di ruolo. Faccio un esempio banale. Quello che è successo a mia moglie, lei rientrava a casa, trovava la macchina smontata, aveva bisogno di un meccanico, arrivava il meccanico, ero io che mi... Inizio a morire da ridere! La minigonna. No, cioè, faccio l'esempio, il classico idraulico. Sì. No, raga, sto male! Ci va un costumista, praticamente. La sua infinita lista. E beh, ma che cosa fanno? Si inventano queste robe qui, va anche bene. Come mai sei a casa? Io non ci vado più a scuola. Non vai a scuola? Come mai? Non vado a studiare. Io non ero portato per qua a scuola. Cioè, dovevamo tagliare tipo i pezzi di ferro, no? Dovevamo fare 8 misure diverse. Io su 8 ne sbagliavo 7. Bravo. E quindi a un certo punto ho detto, bah, non ci vado più. Non va bene. Però adesso, visto che sei qui, mi aiuti a sistemare la spesa. Pure. Ok? Come pure? Dai. Collegio. Mia mamma l'avrebbe mandata in collegio. Sì. Perché lui con la moglie fa ste cose. Attenzione. Qui sta nascendo qualcosa, Inventare nome. Come mi devo chiamare? Che ridere, però. A casa Saracino, Sabrina sta lavando il suo 150° piatto della giornata. Ma per fortuna, ora che... Lei non vede l'ora che finisca il programma. ...di Luca. Piccolino, cagnolino! ...sul divano. Fare la mamma di 4 ragazzi è un lavoro estenuante. Sono curiosissima di sapere come se la stanno vivendo a casa mia. Bene. Un gioco di ruolo. La pacchia. Guarda, Marica Bianco. Che a capire che si può essere davvero diversi da quello che si è. Ma che ridere, amore. E ora Venere è come Phil e Claire di Modern Family. Con Ebar di un convegno medico. 3, 2, 1. Che il gioco abbia inizio. Posso chiederle se è libero a questo posto? Lei scoppia a ridere adesso, dai, per forza. Piacere. È disagissimo! Anch'io ero al meeting. Leggo. Wow, fantastico. Leggo. Togliamolo direttamente. Forse anche meglio. Ho visto che era sola e mi sono permesso di importunarla. No, amore, non ce la posso fare. Chirurgia estetica. Il lavoro per me è tutto. Però è bravissima! Ama godersi la vita. Sì. D'altronde io non ho problemi. Ma neanche io ho problemi. Va bene. Ci si vede più tardi? Ok. O dell'albergo? Ore 20:30? Va benissimo. A dopo.
No, non so se ridere o piangere, amore. Una delle cose più cringe che abbiamo visto. Bello. Una vita ben lontana dalle proprie abitudini. Ma ora che possono cambiare. Ai ai ai. Cosa succederà? Il momento di dare delle nuove regole. Lei, ok, da far dare una mano, ma l'altra toglie cosa cambia? Subito il telefono. Luca, capisca cosa, non lo so cosa non va in questa casa. In questi giorni cambia niente, è tutto perfetto. Come vivete? Se dentro casa, ragazzi, in questo momento parlo a voi, collaborasse tutti quanti, sicuramente la casa sarebbe sempre ordinata, la mamma avrebbe meno incombenze e forse riuscirebbe un pochino a dedicarsi a papà. Giusto. No, non ero d'accordo perché secondo me mamma ama più noi che papà. Ma cosa vuol dire? Tanto che io spesso le dico di andare fuori perché tranquillamente posso tenermi Tiffany, non ho nessun problema. Sono sempre disponibile. Brava Kimberly. Beh, brava, è molto brava. Giusto. Per quanto riguarda Clady, che purtroppo non hai ancora trovato la tua strada. Stando sul divano difficilmente la trovi, eh. Allo. Ma che... Che io mi godo la vacanza. Lo sapevo. Lo sapevo. Non si cambiano, rimane tutto tale quale com'era. Ok, perfetto. Quindi ti stanno bene? Sì, sì. Sono benissimo, perfetto. Direi. Voglio... Che ridere. Anzi, che quando si sta insieme, a pranzo o a cena, telefono, mettiate via i vostri telefoni. Giusto. Cellulari qui dentro. Dovremmo farlo anche noi, Ciccia. Luca. Dai, io non ce l'ho sempre in mano adesso. Benissimo. Quindi, Luca, tu hai una bellissima donna al tuo fianco. Non che tu non lo sia, tu sei un ragazzo splendido, sei anche un bell'uomo. Quindi è ora che ci iniziamo a dare un attimino una smussata. Se Sabrina mi vuol trasformare così cosmizzo, se sbaglia di grosso. Bisogna fare un pochino di attività fisica. Giusto. Avanza, io ce l'ho e me la tengo. Sabrina, su di questo proprio non può fare niente. Può mettere delle regole, ma sull'aspetto fisico... Tutto fricchettino. Con tutta la fatica che ha fatto per forse la venire. Ascolta, sta semplicemente dicendo che si deve fare attività fisica, giusto, Leva la panza mia. Tre. Yes. Ma da dove è venuta questa? Mentre il marito a Roma stramazza, Venere si gode il suo nuovo sport preferito. Il divano. Stare sul divano a guardare Luca che lavora. Clady non lo so che combina stasera. Però io non metto bocca. Ah, perché deve cucinare. Vediamo che succede e speriamo. Magari trova lì il suo talento. Esatto, giusto. Non sono assolutamente pronta ad una cena fatta da Clady. Alle brutte andremo. Magari è buonissimo. Buon appetito. Ragazzi, prima di iniziare a mangiare, come anticipato, si mettono tutti i cellulari qui dentro. Chissà se le nuove regole di Sabrina staranno funzionando a dovere. Sì, ma devono andare avanti anche poi. Pronti a rinunciare al loro migliore amico. Il cellulare. Più piccolo! No. Ah, mezz'ora, ragazzi, mezz'ora. Lì, se no non si cena. Vai, uno, due. È uno scherzo. E tre, non è uno scherzo, è la verità. Perfetto. Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Piatto pulito. Piatto pulito. Buon appetito, piatto pulito, certo. Buonissima, bravo. Buona. Veramente buona, Clady. Bravo, bravo. Una bravo. Veramente buona, sì, sì. Bravo. Sono orgoglioso di Clady. Ha fatto un ottimo lavoro. Si è impegnato e la pasta gli è venuta pure buona. A Pescara, invece, meglio la carbonara dell'altro giorno. Gusto a una vita più leggera, ha in mente qualcosa di non propriamente romantico. Come si chiama quella cosa che ogni tanto fate tu e tua moglie? I giochi di ruolo. Facciamo tante di cose. Giochi di ruolo. Sì. Facciamo il gioco di ruolo dove io sono la moglie di un altro e sono venuta qui. Anche adesso ce n'ho uno io da chiederti. Oh mio Dio. Io praticamente sarò una regista. Wow, fantastico. Una regista? E io sarò il protagonista di cosa? No, raga, che imbarazzo! Farai un bellissimo spogliarello. Ma cosa insegnerai? Ehi, diavolato. Vai, accettiamo? Sì. Poldo, accettiamo? Sì. Accettiamo. Ma io non... Io sono con te. Ma questi sono fuori, raga. Sul fuoco mi sarei messa, sono guarda. Sono fuori. Io sono pronta, tu? Beh, io ho bisogno di qualche minuto di preparazione. Dovrò mettere, non so, un perizzo. Ma come gli è venuto di fare, di chiedere lo spogliarello? Maya. Sarà contenta l'altra moglie e suo marito. Cioè, non me lo sarei mai aspettato. Poi lui ha detto proprio in perizoma, forse, eh. Forse più che colpo di scena è un colpo molto basso. Qualche giorno fa, Venere non avrebbe nemmeno immaginato... Ah, proprio a teatro! Le cose si fanno bene. ...pensiero dei figli. E invece, eccola qui. Armata di tutto il necessario per interpretare. Ma che ridere, ragazzi! Il prossimo. Pronta a stroncare il nostro Peter Pan. Buongiorno.
Salve. Sono Peter Esposito, ho 42 anni e vivo a Pescara. È la prima volta qui? È la prima volta che... Ma lei è bravissima, teatro, ma non è la prima volta che faccio questa esibizione. Alessandro, per favore, fai partire la musica, grazie. Un po' impegnativo questo gioco di ruolo, ha dovuto affittare un teatro. Sì, sì, però è fighissimo, Attenzione. Lei ride. Ma cos'è fuori di testa, ragazzi? La moglie lo lascia? Sensualità 2 più. 2 più. Momento sembra un serpente. Simpatia 8 però. Sensualità 2. Terminati. Sabrina e Venere si stanno preparando a ricongiungersi ai propri. Lei piange rifacendo la valigia. Oh no, volevo la vacanza. Sabrina, hai una cosa per te. Hai una cosa per me. Che cosa? Tieni, che te qua è per te. Questo qua te l'abbiamo fatto noi, così quando vorrei venire... Grazie ragazzi, grazie. Ovviamente con la Y, così fa pandan con i vostri nomi, vero? Esatto. Grazie, grazie a tutti. Di questa famiglia... Io la odio la Y. ...mancheranno, credo, tutti i ragazzi, perché nei miei confronti sono stati molto teneri e mi hanno accolta benissimo. Lei voleva vedere i figli! Cosa hai fatto? No, mi sono fatta fare uno spogliarello. Niente di che. Come stanno i bambini? Per le nostre due coppie è tempo di incontrarsi per la prima volta. Bella, è una puntata senza caos che mi è piaciuta molto. Ecco qui, ci siamo. Ci si conosce finalmente. Aiuto. Ma aspettavo così, Luca. Allora, io ho bisogno di tutte le cose. Me le so scritte. Addirittura. Allora. Hai fatto bene. Prima, esisto anch'io. Giusto. Esisto anch'io perché sto sempre l'ultimo della lista. La seconda, che è ancora più importante, è che ho bisogno di te. Che mi fai sentire che ci sei. Dobbiamo prenderci i nostri spazi. Lo so che è complesso con i ragazzi, ma penso e credo che dobbiamo farlo. Assolutamente sì. Che abbiamo creato. E l'ultimo, non meno importante, è che spesso e volentieri ho paura di perderti e non so cosa fare. Io da questa esperienza, che non è stata facile, ma le ho capito un po' di cose. È vero che io non riuscivo a star lontana da casa pure per 3 ore. Ma ce l'hai fatta. Però io mi sono divertita qui. Ho capito che è giusto ritagliarci dei spazi per noi. E quindi... Fanno i giochi di ruolo con marito, ti immagini? Ci proverò. Già, ci proverò. È già una grande cosa. Ok, ci proverò. I tuoi figli sono molto più in gamba per quanto riguarda anche i lavori di casa e le attenzioni sono molto più in gamma di quanto tu pensi. Ma guarda, Luca, te lo potessi muovere. Insomma, servirebbe meno a navo io per farli spicciare tutti sì, quanti. Sì, fare così perché poi parto io. Cioè... Udite udite. Non litigano. Oh! Ha fatto un'ottima pasta e ha fatto anche un ottimo tiramisù. Diciamo che Cledi ho voluto anche un pochino motivarlo perché so che passa le sue giornate insomma sul divano. Mi sono permessa di dire che deve cercare un qualcosa, un'attitudine ce l'avrà. Ma se l'è cavata veramente veramente bene, senza l'aiuto di nessuno, sotto le direttive di Sabrina. Il tiramisù non è neanche difficile, cioè non è neanche facile, è difficile da fare. Non rimane stupido. Lei ha detto, fa la pasta. Ho detto che quando tornava a casa dovete trovare una donna cambiata. Avete sta camicia? Sì. Indovina un po'? L'avete scelta insieme? No, te l'ha regalata. Il peggio, vai. Io non voglio manco immaginare. Ma stirata lei. No. Io non ho alzato un dito. No. Ci mancherebbe. Ma tu ci lo mancherebbe. Lui fa oppure lo dai proprio per scontato che lui lo debba fare? Assolutamente. Per me dopo un po' lo dai per scontato. Ci mette proprio tanto amore in quello che fa. Pure verso i cani. E mi ha fatto lo spogliarello. Tanto amore. Io lo apprezzo. Cioè noi siamo fatti l'uno per l'altro perché ci compensiamo. Un altro uomo... non reggerebbe al mio fianco e non reggerei. Sono sicura, metto la mano sul fuoco. Lei mi ha detto una frase meravigliosa. Mi ha detto, tanto comunque io sono sicurissima di invecchiare insieme a lui. Allora voglio dirti che come tu... Lei piange, piange! Questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere perché come io ho trovato e ho scoperto, diciamo, mia moglie, e lei ha trovato te. Questo spero sia... Qui si piange, Sì, è. Sia un... Cioè, io figuratevi se piango io, però vabbè, voi magari. Questa cosa te la volevo dire, ci tenevo a dirtela tra uomini, e lei è super orgogliosa di te. E... Se
vi serve qualche fiovo presto, state tranquilli. Le due coppie stanno per tornare alle loro vite. Ciao Sabrina. I Saracino pronti a fare i piccioncini e a lasciar volare i figli via dal nido. E il nostro Peter Pan, dopo essere atterrato bruscamente sulla terra... Non gli ha detto dello spoglierello, però! Doveva dirgli dello spoglierello! Ci allora... sta, è una puntata molto equilibrata. Sì, mi è piaciuta molto. Nessun litigio come nell'ultima, ragazzi, che volavano piatti. Mi sono piaciuti entrambi, le famiglie bellissime, anche la ragazzina grande che diceva sì, è giusto Kimberly. Che i genitori prendano il loro tempo, posso prendere io la piccola. Ricordate sempre anche voi di aiutare in famiglia. Cioè, non sempre deve essere la mamma che vi dice aiutami a apparecchiare, cucina, no, dovete essere voi prima di tutto a voler aiutare la vostra famiglia. Una cosa importante, io dai, sono già migliorata molto col telefono rispetto a anni fa, ragazzi. Io vivevo veramente col telefono, sto migliorando tantissimo. Ho messo addirittura un'ora di social, prima ne avevo tre, adesso ne ho messa una. E vi dirò che non sta più suonando la sveglia, quindi riesco a stare sui social meno di un'ora al giorno, nonostante faccia parte del mio lavoro. E amore, che cosa ti lascia questa puntata? Niente, voglia di fare uno spogliarello. No, allora ragazzi, mettete un bel like, scrivete se volete vedere un'altra puntata. Noi vi mandiamo un bacio. A domani con il prossimo video. Ciao. Niente, spogliarello no.